Questo video che state vedendo è il trailer di lancio dell'ultimo evento WRC, il Rally d'Australia. Queste sono anche le ultime immagini che potremo vedere quest'anno del campionato perché il rally è stato annullato. Misura davvero straordinaria causata da un'altrettanto straordinaria ondata di incendi che sta devastando la regione australiana. Un annullamento che consegna l'ultimo titolo rimasto sul piatto, ovvero il costruttori, alla Hyundai, che festeggia il primo grande traguardo della gestione firmata Andrea Adamo. Una gestione che il prossimo anno vedrà correre con la i20 il nuovo campione del mondo, Ott Tanak. Queste sono anche le ultime immagini che mostrano Ogier in Citroën. Clamoroso infatti il ritiro di Citroën dal WRC. La stagione 2020 è stata cancellata. Ogier, che aveva ancora un anno di contratto, sostituirà molto probabilmente proprio Tanak in Toyota. Il gruppo PSA sta infatti rivedendo i propri piani per il motorsport, pianificando il ritorno nel VEC. Peugeot, dopo l'era delle 908 HDI FAP, con cui aveva vinto l'ultima volta Le Mans nel 2009, riproverà a vincere la maratona francese con una nuovissima Hypercar. Nessuna immagine ancora disponibile, ma il percorso di avvicinamento è ufficialmente cominciato.